e che potesse davvero eliminare il precariato e non i precari come state provando a fare. E poi non eliminate neanche il problema delle supplenze, perché in questo comma 69, e noi abbiamo fatto fondamentalmente un emendamento provocatorio, lo voglio dire, esattamente per segnalare il punto, voi stabilite che per inderogabili necessità, non sappiamo quali siano, perché tanti sono i punti oscuri e non detti in questo provvedimento, sarà, diciamo, predisposto con decreto un contingente di posti che non faranno parte dell'organico dell'autonomia. E questa è non soltanto la vostra incoerenza, ma anche la vostra incapacità di rispondere ai problemi reali della scuola e del suo personale. Grazie. È scritto a parlare l'onorevole Carocci, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Non si è mai detto da parte della maggioranza che non ci sarebbero più state supplenze nella scuola. Anzi, casomai questo è stato uno degli argomenti agitati per spaventare i supplenti dicendogli non potrete mai più lavorare. Diverso è parlare di patologia delle supplenze. Qui si va semplicemente a permettere di assumere personale supplente a tempo determinato. Per esempio, per tutte le persone, per tutti gli insegnanti che siedono qua dentro, che sono in aspettativa, che quindi potrebbero tornare domani sul loro posto di lavoro, così come sono in aspettativa insegnanti per mandato sindacale, oppure ci sono insegnanti in gravidanza o con patologie durature. Ecco, tutti questi posti sono posti vacanti, vuoti, ma non disponibili per un'assunzione a tempo indeterminato. È quello che viene considerato normalmente l'organico di fatto. È logico che questi posti dovranno essere coperti da contratti a tempo determinato, da supplenti. La ringrazio. Onorevole Vacca, prego. Anche qua continua la schizofrenia della maggioranza che da una parte dice una cosa, da un'altra parte invece ne fa tutt'altro. Ricordo alla maggioranza che fu Renzi il 4 settembre 2014 a dire con questo provvedimento stop alla supplentite. Non è stato il Movimento 5 Stelle o qualcun altro, ma fu lo stesso Premier Renzi. E preannuncio che il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo emendamento, perché comprendiamo la motivazione che ha spinto la collega a presentarlo, che è quella appunto di smascherare la retorica della maggioranza che ha sempre sostenuto che non sarebbero state più supplenze nella scuola e che invece con questo comma 69 invece dimostra di aver detto l'ennesima falsità. Pur non comprendendo altresì che l'emendamento specifico potrebbe sembrare contro i docenti, le assunzioni dei docenti.